Triche, cische, 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 trische, cische, 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 trische, quater, 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 no, 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 5, 3, 8, vada adesso, vada adesso, quater, 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 sapevano che venivamo qua, però non sapevano cosa venivamo a fare. E allora c'era il prete che mi diceva: ma cosa andate sempre a fare nel padellone? Cosa fate là? Cosa? Che avevano paura che, non so, facessimo, noi eravamo più grandi, magari qualcosa che non andasse bene. Siamo arrivati alle 30, ieri sera, dopo il centro serale, c'è stato 6 ore, ci siamo in due. Allora gli ho detto: vedi, no, con lui non c'è niente. E poi ci hanno messo il manifesto, tanto è tuo. No, no, non sei a posto, perché tipo il corso, se vuoi, il mezzo, la dita, la presenza, darci poi il nuovo fatto. Il nostro gruppo, che una volta non era il cantore di Marsaglia, ma eravamo i giovani di Marsaglia. Abbiamo incominciato a provare a cantare, poi andavamo dagli anziani perché non ci ricordavamo magari una strofa, un pezzo, un'intonazione, un gembo, perché il gembo è il modo in cui si deve cantare la canzone d'Ostaria, il gembo si chiama, il modo in cui si deve cantare. Perché quando è nato il coro, la regola, una delle regole numero uno, capelli bianchi e così, non c'è più. Non c'era. Cioè, praticamente mi sarei salvato. Sì, perché si chiamava coro giovane di Marsaglia. Ma quando sarebbe nato quel coro lì? Non ce l'avamo ancora. È nato la bellezza. Era giovane di... lui, pensa te. 20 anni fa. Di più? 21, 22. No, no. 21-22 abbiamo cominciato. Però era un po' un conflitto con questi coro di anziani, perché non ci lasciavano sempre cantare, non volevano, loro erano le prime donne, vabbè. Però abbiamo insistito, qualcuno ha incominciato a entrare insieme a loro, e dopo siamo venuti qua a provare, riprovare. Di nascosto, perché qua non ci sentiva nessuno, prendevamo sui suoi CD, le sue cassette, e facevamo le prove da somigliare un po' più a loro. Insomma, che dopo pian piano ci hanno accolto. E siamo partiti dal porto di Genova, e siamo partiti con grazie. Di macchina e vapore fino all'America e noi siamo arrivati. Quando facevano una canzone la facevano perché c'era o una disgrazia in famiglia o un amore perduto, un amore non coronato,
o qualche alpino che non è tornato dal fronte, o gli emigranti che andavano poi in America, in Argentina. Perciò i temi più o meno di Allegro c'era poco. Di Allegro c'era poco. Io la c'erano altri migranti dalle nostre vallate, perché il Val Nure, per dire, Ferriere, Boccolo Noce, tutti quelle Farini, andavano tutti in Francia ai tempi, andavano tutti, i fatti d'estate arrivano tutti, sono tutti francesi, parlano tutti francesi, anche qua vicino a noi sono tutti francesi. Invece in Val d'Arda, Tugagnano, Mignano, Sette Sorelle, Casali, Morfascio, tutte quelle zone lì, Castelletto, Sette Sorelle, in alto, tutta in Inghilterra, tutta Londra. Sul palco noi dobbiamo portarci la nostra cultura. Sì, però si chiama coro spontaneo, anche perché si faceva un po' come si voleva anche allora, non è che c'era da star lì bottonati, che sembra una mummia. Perché un coro spontaneo è un coro d'osteria. Ogni bestia fa il suo verso. Nell'osteria, sai, un bicchiere di più, mica un bicchiere di più, poi c'era il personaggio, c'era la macchietta, e quello che veniva, veniva. Appunto, e il bello sarebbe quello. E sul palco bisogna riportare, dovrebbe essere seduti come qua, come l'osteria, e può andare un po' più bene, può andare un po' bene, a te piace, a lui non piace. Rismessi che io scatterebbe anche più naturale. Naturali, insomma. Senza microfono. Un po' di evoluzione nelle cose ci deve essere. Già quest'anno abbiamo chiesto anche a Bobby, eccetera, di cercare di cambiare questa situazione del palco, la sua in alto, con tutta questa platea, di poter fare, rievocare un pochino le osterie di una volta, anche se non sono più osterie, e fare un giro per il paese, i diversi cori, e sarebbe molto meglio secondo me. E anche più apprezzato, perché poi la gente è a contatto con il coro. E sarebbe meglio. In tutti i baci le caverne.